di' alla persona accanto a te, tu non appartieni più a te stesso. Ha voglia di dare luce. Non appartieni più a te stesso. E voglio dirti, c'è abbastanza acqua dentro di te per dare da bere ad una città. Noi tendiamo sempre a pensare che l'unzione viene da fuori. No, l'unzione viene da dentro. C'è abbastanza acqua dentro di noi per dare da bere ad una nazione. Quando tu pecchi, tu non smetti di essere santo. Quando tu pecchi, tu non smetti di essere figlio. Chi è che può vivere in maniera abbastanza santa da poter dire davanti a Dio, ce l'ho fatta? Ed è importante che noi comprendiamo questo, che nessuno di noi con le nostre forze può produrre una vera santità. Perché tu sei quello che sei per la sua grazia. Quando un uomo guarda una donna per appetirla, ha già commesso adulterio nel suo cuore. Fratelli, siamo tutti adulteri qui. Io il primo. Vi sconvolge questo? Siamo tutti adulteri, pure le donne. Abbiamo tutti in un modo o in un altro desiderato la cosa degli altri. È vero o no? Giudichiamo la sigaretta e non giudichiamo il giudizio che c'è nel nostro cuore. Giudichiamo una mala parola, ma non giudichiamo l'invidia e la gelosia che c'è nel nostro cuore. Giudichiamo un'azione sbagliata di qualcuno e non giudichiamo la vanagloria o l'arrivismo o il perbenismo che c'è e che è rimasto ancora nel nostro cuore. La santità non è il prodotto del mio sforzo, dei tuoi sforzi, ma è prima di tutto realizzare ciò che Lui ha fatto in te. È Lui che ti rende figlio, è Lui che ti rende santo, è Lui che ti rende giusto, è Lui che ti accoglie, è Lui che fa di te una nuova creatura. Ed è per grazia.